Sei un imprenditore digitale o un professionista del web e ti occupi principalmente di e-commerce diretto o indiretto, di self-publishing, di dropshipping, di tutto quello che è possibile implementare unicamente ed esclusivamente via web. Immagina per un secondo come sarebbe bello non dover arrivare alla fine dell'anno e fare i conti con le tasse, con le imposte, con la percentuale di imposizione sul fatturato, sull'utile, che ogni anno il fisco ti costringe a versare. Consideriamo oggi che il 42,4% di pressione fiscale in rapporto al PIL obbliga l'Italia a classificarsi come una delle peggiori giurisdizioni dove fare impresa, dove fare business. Quindi immagina per un secondo se riuscissi ad evitare questa pressione fiscale impressionante, se riuscissi a non rispondere banalmente al commercialista che ti chiama ogni 2x3 per dirti che devi versare l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP, eccetera, eccetera, eccetera. Sarebbe un mondo meraviglioso in cui evidentemente avresti più soldi, più tempo e più risorse da investire all'interno del business, ma sicuramente riusciresti a migliorare anche la qualità del tuo tempo, oltre a quella della tua impresa. E invece purtroppo devi ogni anno fare i conti con un'amministrazione finanziaria che ti porta all'esasperazione, ti porta letteralmente all'esaurimento nervoso, perché puntualmente ti trovi a dover fare i conti, soprattutto in questi anni, magari con il limite del forfettario, e quindi sei lì che non sai se fatturare di più, perché se perdi il forfettario poi scadi nell'ordinario, quindi dalla tassazione agevolata praticamente più che decuplichi l'imposizione fiscale, l'imposizione a livello sia di imposte sui redditi che a livello di contribuzione, quindi sei lì che non sai se sfruttare il forfettario per un anno, magari massimizzare il tuo operato all'interno di un unico periodo di imposta e poi chiudere, o se cercare escamotage appunto per evitare di superare questo limite, che detto tra noi tra l'altro è un limite ridicolo, nella misura in cui se sei un commerciante, se ti occupi di e-commerce soprattutto indiretto, sai perfettamente che se hai un magazzino fisico a terra 65.000 euro di merci rappresentano un ben magro utile da parte di soprattutto un commerciante navigato. Ecco, la buona notizia è che esistono alcune strategie di pianificazione fiscale da prendere in considerazione, che ogni imprenditore, soprattutto quelli digitali, dovrebbero soprattutto in periodi come questo prendere in considerazione, con delle conseguenze ben specifiche a seconda di quella che andiamo ad applicare, alcune delle quali potrebbero significare per te la salvezza. In cosa consistono e come si sviluppano queste tre strategie? Te lo dico tra un secondo. Quali sono allora queste tre strategie, queste tre macro strategie di pianificazione che qualsiasi imprenditore e oggi soprattutto gli imprenditori digitali dovrebbero prendere in considerazione prima di continuare ad andare avanti imperterriti nel fatturare o nel non fatturare per evitare la tassazione all'interno della penisola italiana? Ebbene, sono tre macro strategie piuttosto ovvie, piuttosto alla portata di tutti, ma su cui oggi voglio invitarti a riflettere. La prima strategia, diciamo la busta A o la porta numero uno, è quella che ti conduce a rimanere in Italia. Quindi il tuo business è completamente italiano, i tuoi clienti sono completamente italiani, i tuoi fornitori sono completamente italiani, tu sei cittadino italiano fiscalmente residente in Italia, non hai nessuna intenzione di spostare la tua residenza fiscale e quindi sei costretto, tra virgolette, o addirittura o assolutamente, cioè insomma sei nella volontà di voler rimanere all'interno dell'Italia, che a volte insomma è una strategia che può pagare, perché magari radicamento, pensiamo ai grandi distretti industriali italiani, insomma, che nel tempo hanno costruito dei marchi fortissimi e che non avrebbe senso, come dire, spendere al di fuori del territorio, che hanno il loro valore proprio perché vengono dal made in Italy, quindi è una strategia che può avere senso, soprattutto se punti in grande, ma se sei piccolo rischi di farti male, perché se la tua unica pianificazione fiscale a questo punto è andare a vedere come massimizzare la deducibilità dei costi o la detraibilità dell'IVA, e quindi andiamo ad applicare tutta una serie di norme che per quanto legali sono eccessivamente aggressive, e quindi che ne so, andiamo a portarci in bilancio, in conto economico delle spese che non sono assolutamente inerenti, quindi il giochetto delle royalty legate al marchio, piuttosto che andiamo ad aumentare la deducibilità di beni personali non perfettamente inerenti. Ora, per quanto, e lo ripeto, siano questa applicazione sia frutto di norme assolutamente regolamentate, perciò legali,
Questo non prescinde dal non crea comunque problemi nella misura in cui mi trovo il fisco a bussarmi alla porta, perché sono tutte norme aperte alla discrezionalità dell'Agenzia delle Entrate, degli uomini del fisco. Quindi, chiaramente, per quanto mi stia muovendo in principio di norme di diritto tributario, potrei trovarmi a fare i conti con l'amministrazione finanziaria, in quanto la prassi è estremamente potente. L'amministrazione finanziaria italiana è una delle più aggressive del mondo. Potrei trovarmi nella situazione di dovermi giustificare, e molto spesso, soprattutto in Italia, mi trovo nella situazione soprattutto anche di poter perdere le discriminazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. E quindi tutta la mia pianificazione, tutto quell'impianto di norme che ho messo in piedi, di escamotage che ho messo in piedi per massimizzare o minimizzare la base imponibile, va in fumo. E io mi trovo questo problema, tra l'altro, per più anni di imposta, nella misura in cui dovete sapere che quando il fisco viene e vi contesta un singolo periodo di imposta, se trova qualcosa che non va, in automatico vi riprende a tassazione lo stesso problema, la stessa casistica in tutti gli anni poi di imposta successivi, finché se trova per esempio la stessa metodologia di pianificazione nel corso degli anni anche successivi. Quindi da un anno singolo periodo di imposta mi trovo una possibile contestazione anche per i 4 periodi successivi di imposta, eccetera, eccetera. Questa è la porta numero uno, quindi che dal mio punto di vista ha senso per i grandissimi, per chi ha necessità di sfruttare il Made in Italy, ha meno senso per chi può fare tutto, diciamo, in proprio, magari anche senza dipendenti, a un fatturato non eccessivamente elevato, ma che supera i 65.000 euro in ogni caso. La porta numero due, la busta B, è quella che invece ti permette di tenere un piede in Italia, quindi la seconda delle 3 macro strategie di pianificazione fiscale è quella che ti permette di tenere un piede in Italia e un piede all'estero. Quando è che possiamo riflettere su una strategia del genere e quindi cercare una struttura, magari con una holding di base italiana, che mi permetta di massimizzare, di minimizzare la base imponibile, massimizzare il carico fiscale invece al di fuori del territorio della penisola italiana? Allora, questa è chiaramente una delle domande che mi fanno anche più spesso. È lecito, è legale? Sì, lo è. Ci sono delle normative da rispettare? Assolutamente. Antiabuso generale e anche specifiche, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Ma quando è che posso veramente prendere in considerazione una strategia del genere? Quando è che io, rimanendo in Italia, posso pensare a un'impalcatura esterofila che mi permetta in qualche modo di ridurre legalmente il carico fiscale? Ecco, e questo è il mio consiglio poi invece a chi si trova in questa situazione, cioè nella situazione in cui il mercato italiano va bene, e comincia a affacciarsi all'estero, comincia a ragionare sulla possibilità di offrire i propri prodotti, i propri servizi anche all'estero. Quindi, banalmente, traducendo la propria presenza social, la propria presenza internet in inglese e chiaramente tramite piani di SEO, cercare di capire se c'è spazio per i propri servizi, è molto più semplice ancora per alcuni prodotti al di fuori del territorio della penisola italiana. Perché quando io vado a quando vado ad affrontare a cercare di capire se c'è spazio per me anche all'estero, e metto in considerazione che il mio fatturato sarà fatto in parte anche dai mercati esteri, e allora si aprono le possibilità di poter mettere fisicamente, giuridicamente, fiscalmente un piede al di là della penisola. Questo evidentemente mi permetterà immediatamente un risparmio fiscale, perché non c'è nessuno che tassa come l'Italia. Per cui, già se riesco a aprirmi una holding piuttosto che una trading operativa in paesi come l'Inghilterra, l'Irlanda, Malta, solo per citare quelli di common law, che sono di semplicissima incorporazione, perché tendenzialmente non devo passare da un notaio, ci metto 2 minuti sia ad aprirle che a chiuderle. Facciamo attenzione anche ai problemi della liquidazione, questo magari lo affrontiamo in un altro video. Ecco che allora immediatamente si riduce il carico fiscale. Perché diventa legale come ipotesi di strategia di pianificazione fiscale? Perché, avendo anche un mercato estero, io riesco a giustificare parzialmente la mia presenza giuridica anche su mercati più business friendly, diciamo, che parlano per esempio in lingua inglese. Se evidentemente la prima lingua che mi viene in mente evidentemente è l'inglese, ma lo stesso vale se vuoi espandere il tuo mercato per esempio in spagnolo piuttosto che in portoghese, e così via. Quindi, a seconda delle fette di mercato e della metodologia anche come dire, di asset, del numero di asset, del tipo di impostazione del tuo business, è possibile pensare a strutture metà estere, metà italiane, diciamo così, che riescono quantomeno a ridurre l'impressionante carico fiscale italiano. E poi c'è la strategia numero 3. La strategia numero 3, evidentemente, è quella dell'imprenditore digitale che capisce che semplicemente varcando il confine può raggiungere dei risparmi di imposta in Italia assolutamente impensabili, andando a creare, a classificare,
a contenere il carico fiscale overall, quindi sia quello personale che quello di business, tra una forbice percentuale che può variare tra lo 0 e il 10%. Non sono, come dire, non sono un venditore di fumo, i miei clienti lo sanno, quindi in questo momento sto semplicemente riportando dei dati. È possibile, semplicemente superando il confine italiano e continuando a mantenere tra l'altro la presenza nel mercato italiano, anche qui va evidentemente fatta un'analisi delle modalità di svolgimento del business, però è possibile raggiungere legalmente, lecitamente, legittimamente un risparmio di imposta che si chiude, cioè una tassazione che va tra lo 0 e il 10%, e quindi un risparmio di imposta evidentemente che può arrivare fino al 90, 95, addirittura fino al 100%, semplicemente varcando il confine. Io infatti ho accesso a una serie di strumenti giuridici, legali e fiscali che mi permettono in maniera assolutamente legale di evitare tutti quei casini che invece mi trovo a dover affrontare se mi trovo esclusivamente in Italia. Quindi di queste tre porte, la porta numero 1, la porta numero 2 o la porta numero 3, bisogna chiaramente verificarne la possibilità, sia personale, sia economica, sia gli effetti a livello fiscale, ma di nuovo anche a livello personale. Ma mai come in questo periodo, forse oggi abbiamo il tempo di riflettere e di pianificare anche personalmente quello che possiamo ottenere attraverso delle scelte di medio e lungo termine. Io sono Luca Taglialatera, se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale qui sotto o lasciami un like, e noi ci rivediamo nel prossimo video.